Ben ritrovati con A tu per tu, torna insomma questa settimana davvero la politica, insomma forse con la P maiuscola. Dico questo perché insomma andremo a commentare con Marco Casucci, consigliere comunale e regionale della Lega. Caro il mio Faltoni, questo ribaltone, come lo vogliamo chiamare in Umbria, che come lo vogliamo chiamare? È proprio un... L'hanno proprio asfaltati, cioè, se proprio io bisogna dirla così, perché quando è c'è Intanto poco da fare. buonasera e benvenuto, Ecco. perché insomma bisogna dire io Marco Casucci sono mesi che lo Lo rincorrevo, lui sostiene che è venuto, che non inseguiamo. c'entra nulla il risultato in Umbria, ma io qualche dubbio ce No, l'ho, no, che assolutamente, forse con un no, risultato diverso, anche oggi ci toccava chiamare uno del no. No, no, centro-sinistra perché impegni, nessuno voleva impegni. venire. Posso Sì, rispondere? ha voglia, sì. In realtà anche oggi T'avevo cercato, ammettilo, sì, eh. no, Davide Faltoni mi onora di cercarmi con insistenza e comincio con questo, dire per questa stima che ho nei confronti sia ecco, di Greta che di Davide e di tutta la vostra redazione. Anche oggi sarei stato alle 15:30 in ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Devo dire che ha detto bene, purtroppo io ne, diciamo, sono abbastanza preso con due cariche istituzionali. Di fatto diciamo, ho un piccolo problema personale di una caviglia dolorante, e non posso fare a meno ecco, di rimanere un pochino più nella retina anche per guardarmi. Abbiamo anche un corpo, oltre che una È proiezione la corsa politica. in Umbria che Poi ha un po' debilitato il... caro Marco, qui c'è da ricominciare a partire perché C'è da ricominciare a hai due correre. cariche, ma stanno scadendo, quindi se le vogliamo rinnovare, bisogna che tu cammini. Cioè, è vero che la Lega c'ha il vento in poppa, ma insomma. Io ho sempre interpretato il mio ruolo come un servizio ai cittadini che naturalmente auspico venga rinnovato. Sono in contatto con tutte le amministrazioni, specialmente della Val di Chiana. Sapete bene diciamo, l'importanza che ha assunto la Lega, se mi posso ecco, dire anche il sottoscritto, per quanto riguarda la conquista di Cortona, che poi la Val di Chiana è d'ingresso anche per l'Umbria, si può dire, no? Quella zona È quella sicuramente. zona di collegamento tra l'Umbria e la Toscana e rientra tutto in un discorso anche di strategia politica, perché vedete. La stessa Tesei è senatore, però è stata sindaco. Questa proiezione dell'essere amministratore prima di essere politico è quello che è stato fondamentale anche per vincere. Non abbiamo calato il personaggio dell'ultimo momento pensando che potesse far bene per la propria immagine. Abbiamo puntato su un politico di razza, quale Sì, ma Luciano Meoni, anche a oramai Cortona. ti decidiamo del tu perché, ma secondo te ha vinto lei o ha vinto Salvini? Io dico questo, dico che la base, innanzitutto sarebbe facile dire, cominciare col dire viva Salvini, Salvini ha vinto anche in Toscana, tutto questo il politico oggi dello slogan lo farebbe, però a me non, io non voglio essere il politico dello slogan, voglio fare un'analisi più compiuta, più approfondita. E posso dire questo, posso dire che l'Umbria da anni ormai stava andando verso il centro-destra, Perugia, Terni, Foligno, Montefalco, cioè, le città principali dell'Umbria, Assisi, anni fa, avevano virato verso il Anche centro-destra. alcuni comuni della Valtiverina Aretina che guardano verso l'Umbria e hanno Hanno tutta questa questa tendenza. proiezione verso il centro-destra. Si è fatto buona amministrazione, Romizzi, sindaco di Perugia, è stato confermato. Bisogna analizzare anche questi dati qua. Certo, il 20%, il 20% è un dato che ti dice l'Umbria era conquistabile. Ma col 20% nessuno l'avrebbe pensato. Ecco perché c'è una riflessione sopra la riflessione, una base di partenza buona, con un lavoro però diciamo oggettivo anche del nostro movimento. Io sono stato, ecco, questo va capito un po' anche del nostro movimento. A volte ecco, sono felice che rimaniamo questa realtà. Io sono stato al mercato di Tuoro, che sfido chiunque andare al mercato di Tuoro quando c'è una via praticamente. E a girargli tutto il borgo, che penso 3-4 mila abitanti, con sei senatori e un consigliere regionale. Cioè è stata fatta a tappeto. Oh, ma insomma, chi ha vinto? Salvini o la Tesei? Ha vinto la Tesei, ma con il 20%, Seco secondo te, fra è stato qualche... determinato Sì, lo però, per stacco. Perché io esempio... personalmente ho un mio pezzo. Cioè io prima Condividi, delle per elezioni esempio... scrivo un bigliettino e lo do alla solita persona.
per le previsioni dei risultati elettorali. Io non l'avevo data la vittoria per il 20%. Il 20% è merito di Matteo Salvini. Io avevo dato uno stacco del 6%. Il 6-7% ci poteva stare che era la T6. Il 20%, lasciatemi dire, no. Quindi ha vinto la T6, ha vinto il centrodestra unito in Umbria, ma ha vinto anche Matteo Salvini e ha vinto, secondo me, anche un'idea di cambiamento rispetto a quello che viviamo. Cominciamo subito con una domanda scomoda. Allora, aspetta. La Tesei, il primo provvedimento che ha detto che prenderà è l'abolizione della legge Umbra, che c'era una legge regionale contro l'omofobia. Condividi questa scelta? Io ho la mia cultura liberale di rispetto delle minoranze. Al tempo stesso non posso che valutare positivamente il cammino che sta facendo già la città di Perugia di uscire dalla rete LGBT. Ecco, questo ad esempio l'ha fatta anche il Comune di Cortona, che il Comune di Cortona è uscito da questa associazione, che molto spesso è semplicemente, ecco, se mi posso permettere, soldi che girano, ecco, per iniziative anche ai limiti del discutibile. Ecco, questo noi non l'accettiamo. Per noi non c'è genitore 1, genitore 2, c'è padre e madre, però non c'è, va tutelata la famiglia naturale. Io ho portato tutto il mio impegno in Regione Toscana sotto questo profilo. La nostra è un'identità molto chiara e la conferma lo stesso Matteo Salvini continuamente. Quindi non è una questione di discriminazione, ma di critica rispetto a un sistema. Ecco, ma che cioè, fa molta ti rendi conto significa solo togliere diritti e non... Ma io non credo che sia togliere diritti, sia togliere semplicemente l'omofobia non è qualcosa da condannare. L'omofobia è qualcosa assolutamente da condannare. Allora perché se c'è una legge regionale... Io contesto l'adesione a certe associazioni che muovono semplicemente interessi economici. Lo dico c'era una legge... E lei si è impegnata a uno dei primi provvedimenti e già stamani ha detto che la prima cosa che farà è eliminare questa legge. Ma io dico che molto spesso qui non è una questione di appartenere a associazioni o spendere, cioè qui si sta soltanto parlando di togliere dei diritti. Ti sembra accettabile? Allora, io torno a ripetere che la vedo dal mio punto di vista la vedo diversamente. Molto spesso anche questi provvedimenti, anche queste misure qui sono oggetto di strumentalizzazione. Spesso poi anche l'applicazione che si contesta anche di certi provvedimenti che di principio sarebbero sacrosanti. Purtroppo in questo paese non c'è, si assiste, lo dicevo anche ieri in Consiglio Comunale per altri argomenti, perché ieri ad esempio si è discussa la sperimentazione per la Polizia Municipale delle Tesar. Cioè io dicevo, metto sempre in guardia rispetto alla speculazione politica. Torno a ripetere, quando si parla, a me piace parlare dell'impegno concreto che uno fa nelle istituzioni. In questo paese non si parla di impegno, si parla spesso semplicemente di provvedimenti ideologizzanti, di misure che si prestano alle interpretazioni. Che poi si sta, la legge si interpreta per gli si applica ai nemici, si interpreta per gli amici. Non mi dire, c'è una legge all'avanguardia nel contesto nazionale. Ok, il primo provvedimento si va a colpire proprio quello, cioè è un ritorno. Io capisci che è il ritorno al passato, David, cioè, quindi continuiamo a darci del tu. Allora io ti dico questo, che dal mio punto di vista quello che deve fare la regione Umbria il prima possibile è rivedere il trasporto pubblico locale, perché il Casucci Marco però lei la stamani la prima cosa che dice, ma io credo che la T6 si occuperà di cose molto concrete. Io ti posso dire che mi sono occupato di, per quanto riguarda il destino della stazione di San Sepolcro, che poi è Arezzo, dove i treni non ci passano, quella è la ex ferrovia centrale Umbra. Cioè la Lega ha sempre fatto queste cose qui e continuerà a fare concretamente. Comunque io direi parliamo di Arezzo, perché abbiamo le elezioni a Arezzo. Esatto, parliamo di Arezzo con questo concetto che io volevo introdurre. Perché proprio qui il neo segretario del PD aveva annunciato, Francesco Ruscelli, che ma perché no una bella alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ora io credo che ci ripenseranno, ma non lo so, ma ecco, quindi questo 20% merito, per carità di Dio, del Matteo nazionale, ma e anche di quell'altro secondo me che va infatti bisognerebbe, ecco, secondo me la vera, se vogliamo fare una battuta televisiva, grazie Matteo, ecco, si mette in distinto, sì, cioè, a quello sicuro, su quello esatto. Si mette in distinto, perché io penso che come parla il Matteo di Rignano, quell'altro gode ma sposta questo, milioni di voti a favore di quell'altro, appunto, dicevamo prima di iniziare la trasmissione che ormai davvero la politica, e che continui così, perché abbiamo la Toscana, vabbè,
vale per voi, sì. La politica è molto fluida. Questo 20% può essere anche, sì, sicuramente merito di Salvini, ma è un demerito invece di chi insomma, ha scelto una strada che a mio modestissimo parere era penalizzante già in partenza? Ma, quindi PD con 5 Stelle? Consideriamo diciamo il post che è stato cancellato subito da Beppe Grillo, e poi dirò anche di Beppe Grillo una cosa che verrà presentata oggi. Do un'anteprima rispetto a una mia cosa concreta in Regione Toscana, è importante. Diciamo che sicuramente dire poteva andare peggio dimostra lo stato quanto minimo confusionale in cui si trovano certi partiti oggi. Vedere quella fotografia anche con Conte, che era stata fatta Conte Bianconi, cioè è stato veramente, c'erano tutti tranne, guarda caso, il Renzi, che poi è successo quello che è successo. Anche questo occorre riflettere. Dicevo, per quanto riguarda, ecco, diciamo Beppe Grillo, cioè, a volte si vince anche perché perdono gli altri. Il sottoscritto presenterà un atto di indirizzo, una mozione in Regione Toscana per stigmatizzare, dal mio punto, cioè quelle che secondo me sono dichiarazioni gravissime, gravissime, di Beppe Grillo sul suffragio universale. La Regione Toscana, in considerazione della natura democratica della nostra regione, deve prendere chiaramente posizione contro queste dichiarazioni, che sono veramente inammissibili, proprio perché sappiamo bene quello, ecco, com'è la natura della nostra terra. Siamo stati, e io qui sono molto orgoglioso, lo ricordo, il 30 novembre, la festa della Toscana e l'abolizione della pena di morte, il primo Stato, e questo io sono, queste posizioni sono veramente rigorose, il primo Stato ad aver abolito la pena di morte nel mondo è stata la Regione Toscana. Quindi dobbiamo su certe posizioni di principio essere molto, molto determinati. Allora, Terezzo, però prima gli volevo chiedere un parere, scusami tanto. Questa vicenda di Walter De Benedetto l'avrà letta, l'avrà vista, insomma, sui giornali, sulla nostra emittente, l'abbiamo trattata molto. Che ne pensa? Marijuana terapeutica, si chiede di inserire addirittura l'emendamento De Benedetto, ecco, insomma, per... insomma, dare una risposta a questo tipo di problemi. Mi trovo a dover molto riflettere a riguardo. Per me non è facile, perché capisco la posizione delle istituzioni, la posizione d'apertura, ma al tempo stesso. Ma qui, questa è una posizione di chi ha a che fare con il dolore più, certamente, che, no, certamente, più che un'istituzione. Certamente, no, ma capisco e rispetto questo sicuramente. Quindi, dal nostro punto di vista, credo che vi debba essere una considerazione complessiva della problematica. Certi aspetti non si possono, su certi aspetti non si possa tacere, almeno per quanto mi riguarda. Ma insomma, quindi, dacci il tuo parere personale. Quindi, cioè, dovete smettere di essere così, cioè, sono diventati parecchio diplomatici, ma da molto quando sono no, hanno ma, il vento capito, in loro c'ha, ma perché loro hanno il capitano, capito, che lui è concreto su tre argomenti soli, poi alla fine parla solo io di quello. Io sono sempre migrante, cioè parla solo di quello. Loro e tutti loro, io ho visto anche altri, si barcamenano perché non sanno mai, non vogliono. Ma dovete avere anche un po' di coraggio, Davide, esprimetevi. Davide, io sono molto, l'ho dimostrato anche a te, anche molto, molto tranchant, cioè ho tirato contro Renzi, contro Grillo, contro tutti. Vabbè, è facile. Posso dirti che su certe questioni... Possibile che il vostro capitano non condividete tutto, c'è qualcosa che non condividete? Su certe questioni di coscienza voglio essere un pochino più cauto e più prudente. Ecco, però per esempio ora, personalmente il tuo capitano, non c'è qualcosa che te non condividi? Io condivido... Non è credibile questa cosa. No, posso dirti una cosa, non è tanto che non condivido, è per quello che riguarda... Avere una posizione diversa, no? Almeno per quanto riguarda almeno la mia storia personale, io faccio politica un pochino più di territorio, ecco, che è un profilo... Ti hai iniziato con la Lega o iniziato con qualche altro partito? Io ho iniziato con il centrodestra, però sono dal 2010 in Lega, nel centrodestra, però... Quale partito del centrodestra? Sono stato in Alleanza Nazionale, però oggi posso dirti ad esempio che su certe posizioni sono per la mia cultura, dico posizione federalista, e insomma, certe cose sono un po' però lontano. Ecco, insomma, sono, il vostro capitano, mi piace, condividete tutto. Matteo è riuscito lascia stare, ma io voglio dire, io penso che se mi lasci spiegare, io ti dico, un profilo territorialistico per me vuol dire le cose, vederle dal punto di vista dei territori. Ma invece Salvini ha mutato la natura del nostro partito, ed è stata anche una fortuna, perché i dati parlano per Matteo, perché bisogna dirlo. Ha dato una dimensione nazionale. Io per quanto riguarda me, io sono sempre per
riuscire a mettere avanti Arezzo rispetto alla dimensione nazionale. E questo nel nostro partito un po' è cambiato. Io avrei preferito mettere sempre avanti il mio territorio. Partendo dal presupposto che chi fa il segretario di un partito, quindi spazia da una marea di argomenti che vanno dall'etica all'economia a tutta una serie di cose. Sarà possibile che non c'è un argomento di questi, un'idea, un ideale, un principio che non ti pone, non dico in contrasto, ma in una posizione diversa rispetto a quella che esprime Salvini. Non è possibile. Cioè, personalmente, cioè siete diventati peggio del pensiero unico, non ce n'è uno dei leghisti attualmente. Intanto il passo indietro che ha fatto Salvini, che quindi poi ha portato al governo oggi PD e 5 Stelle, lo condividete? Allora, posso dire questo, che all'inizio io ho avuto molti dubbi. Ecco, questo lo dico, ho avuto molti dubbi. Poi infatti stanno di nuovo dando ragione al segretario federale, perché oggettivamente... Però adesso secondo io, me... Io dubbi al momento l'ho avuti, non è che... Ma penso che lo stesso Matteo Salvini pochi giorni dopo ha dichiarato che qualcuno ha approfittato dell'aspetto suo di fiducia verso gli altri, perché io ho avuto un dubbio, come si sia potuto fidare di un Tingaretti, ecco, quella... Con questo andrei un attimo in pubblicità, poi parliamo di Arezzo. Insomma, una trasmissione accesissima, anche durante la pausa pubblicitaria. Dunque, iniziamo a parlare di territorio, perché questo 2020 arriva. Con Marco diverte parlarne, perché lui risponde, si scalda e quindi volte. Questo glielo riconosco, poi siamo su posizioni completamente diverse, però lui piacevole, è molto piacevole. Con lui purtroppo devo dire molte altre volte abbiamo degli ospiti che vogliono fare l'elenco della spesa, non si interloquisce fondamentalmente. Questo non... Di sicuro non vengo preparato, anche perché ho talmente tanto lavoro nei territori che non mi consente di venire a fare la lista. Mi piacerebbe parlare del mio, come dico sempre, del mio lavoro, delle battaglie sul regionalismo. Ad esempio, veniamo a questa regione toscana. C'è la regione e Arezzo. Esatto. Intanto io partirei dal capoluogo. Dal capoluogo, perché... Ora è vero che lui è un intruso, perché lui non è da Arezzo. Non voti Arezzo. Non risiede nel capoluogo. Non risiedo nel capoluogo. Devo dire che mi onoro del fatto che come presenze, come attività, sia stato tra i consiglieri comunali più attivi e più presenti. Posso dire questo, ve lo dico anche proprio conoscendo le istituzioni ormai da 4 anni e mezzo e 2 istituzioni importanti come il comune di Arezzo e la regione toscana, non è facile la presenza, non è facile il numero legale, occorre essere presente, perché molto spesso per mandare avanti le macchine amministrative occorre anche proprio la presenza dei consiglieri. È vero che il sottoscritto è pagato dalla politica, e questo bisogna sempre dirlo, perché insomma sono un privilegiato. Sono un privilegiato. Al tempo però assicurare continuamente la presenza non è propriamente... Comunque iniziamo a parlare di cose che interessano ai cittadini. Allora, chi è il prossimo candidato per la Lega? Per quanto ci riguarda, proprio il fatto, mi ricollego puntualmente con quanto stavo ora dicendo, il fatto di essere uno dei gruppi più attivi, più presenti, più leali, non può che dimostrare come il sindaco uscente non possa che essere una scelta per noi importante da poter spendere. Quindi se lui c'è è Ghinelli. Se lui c'è per noi, è Ghinelli. Ecco, l'ha detto un po' di... insomma, un po'. No. Che vuol dire se lui c'è? Sembra Poretto, io gli auguro tutto il bene, ma sembra quasi che stia aspettando qualche passaggio definitivo. Allora, non so che espressione possa aver fatto fisica io, ma non è tanto quello lì, che io non... Per me stiamo andando purtroppo sulla goliardia. Per me, lo dico seriamente, non può che essere Ghinelli. Il mio senso della domanda era se lui è disponibile, si mette a disposizione dei partiti che l'hanno sostenuto. Ma lui l'ha detto che è disponibile, quindi... Allora tutto questo equilibrismo è strano, no? Perché lui ha detto che è disponibile. Appunto. Se lui c'è, che vuol dire? Allora, bisogna essere puntuali e seri quando si fanno le affermazioni di un certo tipo, perché è la città di Arezzo, che non è la città, il capoluogo di provincia di un territorio che
cui tengo veramente tutto. Io dico questo, dico che Ghinelli ha dato la propria disponibilità. Noi l'abbiamo preso atto della disponibilità di Ghinelli. Essendo stati tutto questo periodo a fianco di Alessandro Ghinelli e avendo anche diciamo una buona considerazione, che non può essere diversamente, per parlare dei risultati del lavoro fatto, noi non possiamo che essere per Ghinelli. Poi torno a ripetere, ma ecco, e questo è il punto, si intrecciano e potrebbero intrecciarsi delle dinamiche che con Arezzo non hanno nulla a che fare, perché Ghinelli è un personaggio politico talmente importante, potrebbe, che ne so, se Ghinelli, mettiamo caso, potesse candidarsi a governatore della regione toscana, perché questa è la mia, forse mi sono mosso nel senso di vederlo a Firenze, perché a me onestamente piacerebbe anche vederla a Firenze, perché no, non avere un governatore aretino per la nostra regione toscana. Dice, senti, anche le vicende extra Coingas possono... Ma quante possibilità ci sono che la Lega lo candidi a governatore? Che il centro-destra sicuramente insieme con... Cioè, è uno dei nomi, in questo momento è una situazione da analizzare con tanta serietà e con tanta meditazione. Abbiamo tutta una lista di nomi, sia come partito come Lega, io posso dire Suana Ceccardi, posso dire anche il mio capogruppo Elisa Montemagno, ma ci sono anche degli ottimi candidati anche negli altri partiti, da Donzelli a Marco Stella. Posso dire, ci sono anche delle candidature civiche di sindaci che sarebbero molto importanti, non solo Ghinelli, ma anche io, tra le altre cose, uno dei miei migliori amici, Anton Francesco Vivarelli Colonna, potrebbe essere un nome da spendere in questa direzione. Quindi, ripeto, Ghinelli, a me l'idea di averci un governatore aretino per la regione toscana mi piacerebbe, così come mi piacerebbe che fosse di nuovo il nostro sindaco, proprio perché io non è che sono stato qui a perdere il tempo tutto questo Senti, periodo. Ma la vicenda Coingas extra che c'è stata può averlo indebolito, può rendere questo vostro attendismo può essere collegato anche a quello? Io dico che è una vicenda che pertiene innanzitutto alla valutazione dei magistrati. E no, ma lascia stare l'aspetto giuridico. Ma io tengo sempre a distinguere. Da un punto di vista politico. In questo paese ci sono partiti che oggi hanno una certa difficoltà, che i due piani l'hanno molto spesso confuso. Vabbè, ma noi no. Noi stiamo parlando di, secondo la Lega, da un punto di vista politico, quella vicenda. È un intoppo oppure no? Oppure può esserlo? Sicuramente lo stato attuale non lo è. Cioè, per quello che è uscito adesso, non è ostativo alla candidatura. Da un punto di vista politico non lo è. Non è ostativa. Ok. Ti aspettavi una risposta diversa, secondo me. No, io no. Assolutamente, anche perché... mi sembra, insomma, ora abbiamo detto di non andare all'estero, ma mi sembra che insomma il suo partito ha delle vicende da chiarire. E anche lì non c'è nulla, perché Nordio ha detto che nelle dichiarazioni non c'è nulla contro il mio partito, non è che abbia detto qualcuno che non ha esperienza. Il tuo capitano, se per ora sei rifiutato di andare in Parlamento a riferire... Evidentemente poteva andare a dire che non c'era nulla, quindi insomma vabbè. Lasciamo perdere, però, penso che oggi si debba preoccupare molto di più chi come Conte l'ha attaccato e vedo che la ruota gira. Torniamo ad Arezzo. Allora, Arezzo, quindi intanto abbiamo capito che anche il centrodestra una grande certezza e non ce l'ha, ma chi sono comunque che farebbero parte di questo gruppo? Perché già stiamo vedendo che qualcuno degli ex consiglieri della maggioranza si muove in modo autonomo. Quindi la Lega con chi si allea? Cioè ritorna Forza Italia e Fratelli d'Italia, però insomma c'è qualche problemino, perché poi c'è una serie di cespugli. Come sapete bene, permettetemi di dire che sono stato, non dico quello, ma tra quelli
anche a Cortona su un nome specifico è riuscita a fare squadra e a sì, vincere. Però ecco, per esempio a Cortona mi sembra di capire, sì, però per esempio a Cortona, ora che te l'hai detto, ma mi sembra di vedere che alla Lega non è stato dato un grande spazio, forse ha contribuito molto per la vittoria, ma dei spazi ne ha avuto poco. Mi posso permettere di replicare dicendo che non è propriamente così. Chi è l'assessore della Lega? Non è l'assessore della Lega, noi abbiamo delle deleghe che la stessa storia di Arezzo dimostra quanto siano importanti, le case popolari e il sociale, la Valeria Di Berardino, che è nostra militante, persona e diciamo veramente di nostra grande stima. Poi abbiamo il personale, i vigili urbani, quindi la sicurezza, abbiamo già molte idee per quanto riguarda una maggiore sicurezza e un diverso impiego anche delle, diciamo, di vigili e anche a Cortona, e la protezione civile. Quindi non è propriamente vero, si è fatta molta propaganda rispetto a questo, perché si è visto in Luciano Meoni qualcosa di distinto rispetto, totalmente distinto rispetto alla Lega. Personalmente dico che Luciano Meoni è molto vicino alla Lega e quindi posso dire, ecco, che su queste basi noi, diciamo, credo di avere abbastanza. E poi dico anche una cosa, che sono stato anche lì tra quelli, e questo lo voglio dire molto chiaramente perché mi piace fare politica per il territorio, non semplicemente per le bandierine, perché sarebbe facile. Cortona ha come vice sindaco, sì, un esponente che si è candidato con la lista Futuro per Cortona, ma in Francesco Attesti è una persona di stima internazionale, e Cortona non può non avere un vice sindaco che sia apprezzato come Francesco Attesti. E sono orgoglioso di aver visto la situazione per la mia città. Se gli attuali rapporti di forza si confermeranno anche alle prossime elezioni, la Lega praticamente accetta Ghinelli come sindaco, che non dovrebbe essere della Lega, ma comunque in generale che idea ha la Lega per Arezzo dei prossimi anni, Arezzo 2030, quindi cominciamo dal sociale, dall'economia, dalla logistica, cioè che volete, che vuole la Lega per Arezzo? Risponderò, diciamo, questa è una domanda che occorrerebbe veramente tanto tempo. Ma dacci qualche indicazione. Io posso dire che continueremo sicuramente nella politica del sociale prima gli aretini. Questo è quello che abbiamo fatto noi concretamente, ma ha fatto anche gli altri assessori. In questo abbiamo ispirato un'azione. Vediamo le case popolari. Quindi te condividi che aprire un dormitorio non va fatto perché diventa attrattivo. Ma il dormitorio l'hanno riaperto. Aprirlo tutto l'anno, lasciare una struttura permanente perché diventa attrattivo per i senza fissa dimora, condividi come affermazione? Noi su questo siamo abbastanza determinati e convinti che certe situazioni debbano essere affrontate diversamente. Ecco, molto spesso... Diversamente da chi? Dalla Tanti? No, diversamente come è stato fatto dalla sinistra fino adesso. No, c'era la Tanti. Sì, lo so, evidentemente... Ti ho detto, questa definizione l'ha data la Tanti, la condividi? Io condivido, certo. Certo che la condivido. Lo so che è una puntata un po' elettrizzante, però parla del centro-destra, centro-sinistra è storia, ora sono 5 anni che c'è il centro-destra. È storia, e questa che sia fatta questa storia, permettetemi di dire che è merito anche nostro, che la storia è cambiata. Arezzo, però diversamente Arezzo, posso dire che nella testa più sicura o meno di sicura di 5 anni fa. Posso dire questo? Scusami prima di rispondere, Marco, poi dobbiamo chiudere. Integro questa domanda di David in questo senso. Noi ovviamente come redazione abbiamo davvero la fotografia quotidiana, giornaliera di quello che accade in questa città. Nonostante i dati del Sole 24 Ore dicano che i reati sono diminuiti, in realtà noi abbiamo veramente facciamo una grande fatica a star dietro a tutte le notizie di cronaca che accadono nel nostro territorio. Le zone calde sono rimaste tali nonostante un impegno delle forze dell'ordine importantissimo, e aggiungo anche questo concetto: abbiamo raccolto la protesta del COISP, sindacato di polizia, proprio qualche giorno fa, che ci diceva che i famosi uomini in più che erano stati promessi e che sicuramente sono arrivati, però non bastano. E perché non bastano? Perché le stime delle forze dell'ordine, che dovrebbero essere quindi da dati ministeriali destinati nella provincia di Arezzo, sono datati di 20-30 anni. Ecco, se non si parte da qui, difficilmente riporteremo, credo, Arezzo ai livelli di sicurezza magari di 10 anni fa, 20 anni fa, 15 anni fa. Allora, per quanto mi riguarda, proprio ieri mattina ho incontrato la delegazione del COISP davanti al Palazzo della Regione Toscana.
sono sceso giù, ho parlato delle carenze di personale, che dipende, ovviamente non dipende dal comune di Arezzo, dipende... Certo, è una questione ministeriale. È tutta una questione ministeriale che il nostro ministro degli interni cercava in tutti i modi di riprendere e di portare avanti con nuove assunzioni, che poi si è visto che Conte si è attribuito, lui le assunzioni aveva fatto... Sì, ma a parte chi ha fatto cosa non bastano, perché loro dicono... Posso dire assolutamente no, e non questa è la sanità... La sicurezza, quello che riguarda direttamente il cittadino, non può essere interpretabile di destra o di sinistra. Esatto. Questo io, ecco perché c'è la mia cultura territorialistica. Che Arezzo è più sicura o no? Arezzo per, certo, diciamo, per alcune iniziative sono state fatte anche negli ultimi giorni in certe zone, dimostra che c'è attenzione. Certo, quando eravamo noi al governo qualcosa più si è visto che è cambiato, certe operazioni che sono state fatte in zona Saia. Eravate voi, cioè siete nazionale, voi nazionale, nazionale, che dipende soprattutto. Ma insomma, Arezzo è più sicuro. Posso dire, no? Allora, sì, ma non è che dipende dall'amministrazione comunale, non è che dipende dall'amministrazione comunale. Potrete di nuovo fare la campagna elettorale sulla paura? Noi possiamo dire una cosa, Faltoni, che abbiamo se è più, ora dite che è più sicura. Non lo fai rispondere, non si capisce. Ma lui mi svicola, io bisogna che lo costringa. Io rispondo e non svicolo. Possiamo sicuramente dire che per quanto riguarda la sicurezza, per quello che può fare il Comune di Arezzo, abbiamo decisamente aumentato le cifre destinate a questo capitolo di spesa. Questo lo possiamo dire sicuramente. Però trova. Ieri ad esempio abbiamo visto parlare il comandante Cecchini per quanto riguarda il regolamento. Quindi insomma non rifarete i posti di cartone. Potremmo essere una città con la sperimentazione per il test. No. Noi, torno a ripetere, per me, io ho sempre fatto la campagna elettorale in forma seria per quello che è possibile fare. Infatti, mi ricorderò sempre il mio bigliettino, cioè il mio santino, diritti sociali prima ai residenti, che qualcuno vede prima di te. Per me, Casucci, il concetto di residenza è un concetto in particolare. Perché, quindi italiani e non. Io ho sempre ragionato in questi termini. Anche perché paghi le tasse in questo territorio. E torno a ripetere che proprio da territorialista io non posso che vedere priorità il concetto di residenza. Cioè, quando Salvini verrà a fare la campagna per Ghinelli, uno dei tre cardini, dei tre piloni, la paura non lo potrà usare perché Arezzo è una città sicura. Io con questa ideologizzazione della paura da parte di Salvini non la vedo propriamente così. Salvini sicuramente, questo lo potremmo dirlo, che con Salvini gli sbarchi sono decisamente diminuiti in questo e sono ripresi in modo consistente. Mi spiace notare, che la percentuale di coloro che delinquono, che sono le nostre carceri, stranieri, sono nettamente superiori rispetto alla media della popolazione degli stranieri. Questo è un dato oggettivo incontestabile. Ma al di là di tutto, quello che io prima le dicevo è che ti rispondo io, no, Arezzo non è più sicura. Cioè Arezzo dal punto di vista della sicurezza, mio personalissimo parere, ovviamente opinabile, è di poche ore fa un altro blitz a Saione. Sono convinto che Arezzo è una città molto sicura, era sicura 5 anni fa e lo è tutt'oggi. Io la sera esco, mi muovo, io non ho problemi di nulla. Permettimi di dire una piccola osservazione, che quell'episodio successo alla stazione, perché poi parliamo un po' anche del nostro lavoro, no? Se c'è una stazione di videosorveglianza 24H, qualcosa si è mosso anche da parte della Regione Toscana ed è stato fatto un lavoro in questo senso. Io ricordo 3 anni fa la sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico, è stata fatta una mozione approvata all'unanimità tra cui è confluito un mio testo e che riguardava anche la videosorveglianza, e di questo sono particolarmente orgoglioso, perché c'è da parlare anche di questo. Chiudiamo, basta. Io sono convinto che Arezzo è una città sicura senza... E purtroppo sulla paura è facile giocarci, farci propaganda, però fate voi, insomma. Ora sarete personalmente. Ora comunque nelle campagne elettorali aretina chiaramente avrete la difficoltà a fare la campagna elettorale sulla paura perché sull'insicurezza, perché sono 5 anni che ci siete voi, quindi vi smentite. Io non direi sulla paura, direi che Arezzo debba essere per gli aretini questo lo sanno molto bene. Va bene. Okay, grazie a Marco Casucci che ha accettato tutte le nostre provocazioni, davvero, insomma, e ce ne sono state tante questa trasmissione. Ma che si deve fare? Noi ci dobbiamo differenziare, vero o no? Mi sembra un dialogo civile, su posizioni diverse, ci si confronta, che problemi c'è? Il problema ce l'hanno quelle persone che secondo me
lui dimostra una certa statura con le sue idee che io non condivido, però la dimostra, ti ripeto, non c'ha nessuna statura quelli che pretendono di parlare del tempo, del sole, della gente. Cioè, i problemi della gente sono questi. Okay. Vorrei concludere con un'osservazione, più che la statura direi l'abitudine a stare tra la gente. Okay. Okay. Grazie allora Marco Casucci, Marco, consigliere comunale regionale della Lega. Noi ci vediamo la prossima settimana con uno altrettanto di statura, speriamo. Speriamo. Alla prossima, arrivederci. Arrivederci.